Buonasera telespettatori di Tele4, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta che oggi si sostanzia anche in una puntata in diretta assieme al nostro ospite che è il direttore dell'ITIS, il dottor Fabio Bonetta. Buonasera direttore, grazie Buonasera a per voi. essere tornato a trovarci e poi in due contributi registrati. Se mi consente direttore, però devo fare una cosa che se io non la faccio va a finire che poi sto male tutto il giorno. Quest'oggi, per un mio errore, io sono una persona piuttosto distratta delle volte, ho parcheggiato l'auto di Tele4 dove non doveva essere parcheggiata. Non dico dove perché sennò veramente. Allora io intanto chiedo scusa se per ipotesi qualcuno sarà passato davanti e avrà trovato il posto occupato dall'auto di Tele4. Secondariamente non vorrei che qualcuno pensasse che noi pensassimo di poter parcheggiare dove vogliamo. Semplicemente, e chiedo scusa, non ho visto il segnale di divieto. L'ho detto, magari non importerà a nessuno, però se non lo dicevo va a finire che non stavo male, che non stavo bene per tutto il giorno. Allora, con il dottor Bonetta oggi parliamo di un'iniziativa di ITIS, ma di un'iniziativa che come dire, coinvolge anche in maniera piuttosto massiccia il mondo dell'arte. Sì, noi siamo partiti nel corso di questi anni dalla volontà di cambiare un po' quello che è l'immagine che viene normalmente recepita dalla società di cosa siano gli anziani oggi, no? Normalmente il mondo del welfare, dei servizi alla persona, ha una sorta di stigma, quasi le persone uscissero dalla società normale, dalla vita normale, perché hanno l'unico difetto, fra virgolette, di essere anziane. Poi quando l'anzianità si accompagna a situazioni di bisogno, di grave bisogno e di grave non autosufficienza, sembra quasi che la persona non esista più e diventa esclusivamente un problema per sé e per le proprie famiglie. Noi non pensiamo così, pensiamo appunto, come ho già detto tante volte, che la dignità della persona vada mantenuta e garantita in ogni momento della sua vita. E in questo contesto ci siamo provati ad addentrare nel campo della bellezza e tutto questo è esito dei lavori di ristrutturazione che abbiamo portato a termine con grande fatica e grande Ah, sono impegno. conclusi. Sono praticamente conclusi, siamo alle fasi di collaudo che impegnano tantissimo perché ci sono sempre mille cose da mettere a posto, però i lavori sono conclusi, tutti gli spazi sono a disposizione delle persone. E questo ha cambiato un po' la vita delle persone. Infatti adesso sono venuto via dall'ITIS e c'erano almeno 40 persone sedute al bar interno, il giardino esterno era pieno e poi abbiamo questo bellissimo corridoio che collega la via Pascoli col giardino interno, che è di carattere architettonico neoclassico, molto ampio, spazioso e luminoso, e lì ci siamo detti, ma e lasciare questo spazio vuoto sarebbe un delitto. Da noi da un paio d'anni lavora all'interno e interagisce con gli anziani l'artista, il pittore Serse Roma, che è un artista affermato a livello nazionale ed internazionale. Lui ha una particolare sensibilità umana e sociale ed assieme abbiamo provato a pensare, ma cosa potremmo fare, cosa potremmo fare? E lì, ovviamente con la collaborazione dell'intero consiglio e di tutte le persone che lavorano all'ente, abbiamo detto, ma perché non proviamo a destinare questi spazi a far fruire alle persone che vengono a vivere all'interno dell'ITIS, così come alle persone che vi operano, così come alle persone che entrano quotidianamente? Abbiamo calcolato che normalmente all'ITIS entrano circa 1.000 persone al giorno, che è una cifra incredibile, no? Accidenti. Pensando a una struttura che molti magari non hanno mai visto o conosciuto. E proviamo a usare questi bellissimi spazi come esposizione di opere d'arte. E allora abbiamo provato a pensare che tipo di opere d'arte. ITIS ha un patrimonio artistico costruito grazie alle successioni, Sì. donazioni che dal 1800 si sono succedute e che hanno reso anche ricco il patrimonio dell'ente, e legate all'arte classica.
Invece abbiamo ritenuto, così come sembra che in altri campi si stia andando in questa direzione, di avvicinarsi all'arte contemporanea. Ovviamente l'arte contemporanea è di difficile lettura e di difficile approccio, però costituisce anche uno stimolo incredibile a uscire da questi stereotipi, no? Vecchio legato a una sorta di arte che il vecchio può leggere perché ha avuto modo di conoscerla. E lì abbiamo provato a pensare al fatto di poter ospitare delle personali o collettive di artisti di valore, perché vorremmo che la cosa sia basata sulla qualità delle proposte, così come noi cerchiamo di dare qualità ai servizi alla persona. Ed abbiamo iniziato un percorso unitamente alle Accademie d'Arte di Venezia e di Urbino, che di fronte a una proposta assolutamente estemporanea hanno dimostrato un entusiasmo incredibile, e assieme a proprio un docente dell'Accademia di Venezia, il dottor Riccardo Caldura, che peraltro era stato curatore della mostra sul Novecento qui al Revoltella, per cui è una persona assolutamente riconosciuta ed affermata di competenze umane e artistiche incredibili, abbiamo provato a pensare ed è emerso il progetto ARCA. Perché ARCA? Perché è un acronimo. Arte per la comunità, no? È un acronimo che vuole dire e vuole portare avanti la volontà di inserire i percorsi di arte contemporanea, che normalmente, basta pensare sulla Biennale, no? Sono riservati a tecnici, ad esperti, ad amanti del tema, a progressivamente farle entrare nello spirito e nella fruizione ordinaria delle persone comuni. Grazie a questo vogliamo... Anche perché, chiedo scusa se interrompo. Prego. Secondo me c'è un, non vorrei dire un pregiudizio, ma è vero che l'arte contemporanea, qui se entra anche in scena lo storico dell'arte, se vogliamo, è vero che l'arte contemporanea è quella più complicata, eccetera, però è anche vero che è quella che consente immediatamente, senza troppi bagagli culturali, eccetera, di capire mi piace o non mi piace. Esatto. Cioè, le chiavi di lettura sono particolari, tantissime, però sono legate alla capacità della persona di avere una sensazione. Che tu dica, oddio, qua la prospettiva è un po' falsata, l'uso del colore, la pennellatura, insomma tutte queste cose qua. Qui è più immediato e paradossalmente è forse più... Non vorrei dire più semplice da insegnare, perché comunque è logico che anche per arrivare a cose le più astratte bisogna conoscere tutto quello che è percepito. I percorsi sono incredibili. Ah, però la percezione è più, paradossalmente, più immediata. Sì, poi noi siamo partiti da alcune persone che risiedevano al tempo all'ITIS, che ci chiedevano paradossalmente, ma potete dare dei colori a questi muri, no? Immaginavo. In effetti, pensare alle situazioni ospedaliere o simili all'ITIS, in cui ci si ritrova a percorrere spazi anonimi, no? È vero. Noi consideriamo l'ITIS, tutto l'enorme comprensorio, la casa delle persone, dove esse risiedono realmente. E come in tutte le case, l'aspetto della bellezza deve essere parte sostanziale. Per cui ne è disceso questo percorso che noi vorremmo provare a sviluppare, e devo dire che le persone hanno apprezzato molto la cosa. Si stanno quasi viziando al fatto che esponiamo delle opere. E abbiamo già un patrimonio di arte contemporanea che era stato costituito negli anni precedenti, ma adesso vorremmo proprio riuscire a fare delle cosine un po' rimarchevoli, e siamo partiti proprio in questi giorni con la prima personale, che è dell'artista di Pesaro Luigi Carboni, tra l'altro artista assolutamente affermato in ambito nazionale e internazionale, con grosse esposizioni in giro per il mondo, e lui stesso docente di tecnica pittorica all'Accademia d'Arte di Urbino. E questo gruppo di persone sta cercando poi di sviluppare un'ulteriore sensibilità
negli artisti che tra loro si conoscono benissimo, e devo dire che i primi riscontri sono fantastici. Addirittura una grossissima galleria d'arte contemporanea, una delle più grosse in Italia e in Europa, con esposizioni permanenti a Pechino, a Los Angeles, New York e Parigi, oltre che a San Gimignano, la galleria continua proprio di San Gimignano, è partner di questo progetto. E vorremmo pian pianino, con il fatto, va considerato questo, tutta questa iniziativa non grava sulle rette che vengono pagate dalle persone. Finora tutto è stato reso possibile grazie alla volontaria disponibilità e degli artisti e di alcune persone che operano all'interno dell'ente, che hanno voluto in qualche maniera, fra virgolette, donare un po' del loro tempo affinché queste cose si realizzino. Sicuramente il nostro auspicio è che il mondo complessivo che sta in questa città, in questa regione, supporti pian pianino questo tipo di iniziativa e renda possibile il mantenimento di questa iniziativa. Abbiamo già in programma tutta una serie di altre mostre, sempre di artisti di fama assoluta, che in qualche maniera potrebbero rendere merito anche all'esigenza che c'è a Trieste. Anche oggi abbiamo visto, no, le dinamiche che ci sono in corso rispetto alle attività culturali nella nostra città. Potrebbe essere un volano ulteriore per dare, come dire, consistenza a percorsi artistici e culturali in questa città. Due cose. La prima, un'iniziativa di questo genere contribuisce anche ad un processo che probabilmente in questa città sarà lungo, credo, che è quello di considerare l'ITIS come una struttura aperta. Assolutamente. C'è il bar, c'è il giardino che è rifatto, poi è molto, era bello già prima ed era ampio già prima, per dire la verità, però rifatto, io ho intravisto alcuni scorci, è molto accattivante, molto bello, eccetera. La stessa struttura appunto è stata, però è anche vero che questo che magari voglio dire in altre realtà, immagino per esempio nel nord Europa, sia un dato di fatto accettato, a Trieste bisogna forse arrivarci con a piccoli passi, insomma, perché poi anche per certi aspetti è anche comprensibile. Basta vedere anche il discorso del parco dell'ospedale Maggiore, che è un parco bellissimo, anche quello è aperto, francamente, uno può andare. Questo tipo di iniziativa immagino che appunto vada anche in questo senso, no? Apra ulteriormente le porte. La volontà di dare appunto normalità alle persone sta anche nel fatto di superare quelle logiche che una volta venivano definite di istituzionalizzazione. No, noi siamo la città in cui si è sviluppata la riforma basagliana, per cui i percorsi personalmente mi hanno coinvolto di apertura rispetto a chi si trovava in stato di bisogno, è un dato che io considero indubitabile. Da questo percorso ovviamente bisogna dire che oggi come oggi la grave non autosufficienza trova possibilità di risposta di difficile realizzazione presso il domicilio. E chi si ritrova costretto a dover ricorrere a strutture come l'ITIS vuol dire che ne ha realmente bisogno. Come dico sempre, è passato anche oltre quel limite che si era dato, di non voglio di sopportazione, brutto, ma insomma. Per cui noi pensiamo che l'apertura debba essere parallela alla qualificazione continua dei percorsi, dei servizi. Sì. Oggi come oggi a Trieste e nella nostra regione non è semplice mantenere questi percorsi, soprattutto perché c'è ancora una carenza di investimento generale nei confronti di queste tematiche. Noi siamo in qualche maniera in sudditanza rispetto all'onnipotenza del sistema sanitario. Oggi abbiamo una riforma sanitaria che sta
pian pianino andando avanti, gli esiti io non sono in grado di definirli. Sicuramente è necessario che si ribalti completamente la centralità. La centralità dei servizi deve essere preventiva, ovvero in grado di permettere alle persone di avere percorsi di vita normali il più possibile. Non è possibile che ci sia ancora la centralità ospedaliera, che ancora si mantiene in questa città, e deve essere necessario che le persone inizino a fidarsi degli operatori, soprattutto sociali, perché l'ambito sociale, a differenza di quello sanitario, tende a prendersi carico del complesso della persona. L'ambito sanitario è ancora legato alla prestazione, no? Tu hai un problema, vai dal medico, ricevi una diagnosi che magari viene aiutata da tutte le strumentazioni e poi è finita là. Per cui la persona esce dalle strutture sanitarie e cosa fa? Per cui noi crediamo molto che l'investimento di tutta la società in questo tipo di attività, in questo tipo di servizi, in questo tipo di professionalità sia fondamentale. Sono ovviamente queste operazioni legate al mondo dell'arte, operazioni volutamente provocatorie. Provocatorie nel senso che noi abbiamo bisogno che la società maturi delle attenzioni reali rispetto al bisogno e non metta la testa nella sabbia e dicendo beh, fin tanto non capita a me. Sì, appunto. No, questo è il vecchio gioco che coinvolge tante situazioni nella nostra società. Prego. L'altra domanda praticamente stava già rispondendo, ma insomma, l'altra domanda è proprio come, cioè immagino che anche da parte vostra debba esserci una, se non una autoriconsiderazione, ma comunque un ripensarsi in qualche modo. Mi piace tantissimo questa domanda perché per vari motivi affronto il tema ogni giorno praticamente, sia nell'ambito all'interno dell'ITIS che in altri contesti che conosco. È molto complesso far cambiare la mente delle persone. E se poi parliamo di ambiti pubblici, se poi parliamo di ambiti che sono abituati da decenni a lavorare con una certa logica, cambiare le menti delle persone, far capire loro che un determinato percorso è funzionale a, è molto complesso. Purtroppo la capacità di vedere avanti, di avere una visione, una strategia, devo dire che è latente nella nostra società. Io per esempio noto che si potrebbe fare molto, ma molto di più se venisse applicato fino in fondo un concetto abbastanza semplice, quello della responsabilità sociale dell'intera società rispetto ai bisogni che abbiamo. In questo contesto, per esempio, l'arte ha dimostrato la responsabilità sociale dell'arte. Quando persone che ovviamente hanno un certo tipo di cultura e sono state investite di questa proposta, la risposta è stata immediata, entusiastica, volontaristica e gratuita, proprio perché pensano che si debba uscire anche, per esempio, l'arte da quelle sorta di confini in cui rimane, perché è un ambito parecchio elitario in certi contesti. Come no? E lo strumento appunto di integrare realtà diverse, lavorare assieme e non contro, deve essere un obiettivo dell'intera società, perché altrimenti siamo alla logica del giorno dopo, che poi preclude ogni percorso strategico e di cambiamento vero. Si tratta di piccole rivoluzioni culturali che però sono necessarie alla luce del mutamento della congiuntura e del modo di vivere all'interno della nostra società. Il rispetto per le persone è basilare, no? Però deve essere un rispetto equilibrato che guardi prima di tutto le persone che si trovano in difficoltà, i più deboli, il disagio. E qui siamo in una situazione, potremmo parlare anni di questo. Una delle mie domande in realtà potrebbe essere ribaltata anche in un altro senso, no? Cioè
apertura, no? Significa la possibilità per gli ospiti dell'ITIS di entrare in contatto appunto con la gente che viene a visitare la mostra, che si ferma anche, che viene a visitare anche i parenti, eccetera. Però, e questo secondo me è un dato che dovrebbe essere anche sottolineato, significa anche la possibilità per chi entra di entrare in contatto con, no, io non vorrei nemmeno dire con determinati problemi, perché non sarebbe, però con determinate realtà e comprendere meglio determinate dinamiche. Bisogna continuare a sparigliare il gioco. Faccio un esempio. Da anni noi lavoriamo con i bambini, il rapporto intergenerazionale, risultati fantastici. Genitori che non hanno la fortuna di avere i nonni, pensiamo alla gente che viene da altri paesi, che scoprono un universo che non conoscono, i bambini che si affezionano e danno all'anziano quanto ricevono dall'anziano. In questo contesto ovviamente la capacità di definire questi ponti relazionali è fondamentale. Faccio un esempio ulteriormente significativo. Da quando abbiamo ristrutturato gli spazi, che sono oggettivamente belli, no? Sì, confermo. E ci sono un sacco di ragazzini, bambini che vengono a trovare i loro nonni. E prima facevano fatica, perché magari le famiglie dicevano, cosa vuoi? Lì magari vedi sofferenza. Adesso il solo fatto di poter, i problemi sono sempre più gravi, perché sì, non è che... vediamo sempre casi più gravi, specie nell'ambito della demenza, ma il solo fatto di essere all'interno di una struttura in cui c'è il bello, questo cambia clamorosamente l'approccio da parte delle persone. Una persona in un posto brutto non ci va, è come andare al ristorante, se troviamo in un posto brutto, sì, capitiamo, però la volta dopo non ci torniamo. Allora, questa è la dinamica, che non è ancora percepita da vaste aree sociali, perché ci sono tante situazioni purtroppo oscene ancora in città e dappertutto. Però il percorso è questo, no? L'arte appunto diventa uno strumento di apertura, di offerta di un'opzione e di un riconoscimento della dignità delle persone, e di questo io devo veramente ringraziare tutte le persone, Luigi Carboni che espone, e Serse Roma che collabora, le accademie, Riccardo Caldura, è veramente fantastico. Il nostro consiglio di amministrazione, specialmente con il vicepresidente che tra l'altro è artista, no? Fabio Fonda, ha recepito in maniera entusiasta questa proposta, e devo dire che pian pianino stiamo andando avanti. Molto importante è il fatto che sia la precedente giunta che l'attuale giunta hanno espresso la volontà di fare un pezzo di strada assieme. Sì, vorremmo definire proprio una rete di trasporto reciproco delle proposte, delle logiche, delle iniziative, tese a inserire in qualche maniera anche questa attività nell'ambito delle attività che sono offerte dal comune e dalle entità che stanno intorno al comune alla cittadinanza triestina. Questo è un aspetto molto interessante e importante. C'è qualche altra iniziativa? Immagino che le personali poi si susseguiranno. Sì, con il prossimo autore sarà Massimo Kaufmann, che è un artista milanese, anche egli è molto valido e riconosciuto, e poi abbiamo in animo di entrare anche in altri campi dell'arte contemporanea, quali la scultura, e stiamo ragionando a 360 gradi grazie appunto a queste sinergie che si sono realizzate. Laddove io non ho capito se con la ristrutturazione c'è anche una sala conferenze, una sala... Noi abbiamo delle sale bellissime dove facciamo moltissime attività di varia natura, sia offerte ai nostri
residenti sia a chiunque, sono anche affittabili tra l'altro. Volevo arrivare a queste cose, però che se, c'è la possibilità. Certo, se persone, associazioni, enti, ditte hanno il piacere di supportare in qualche maniera l'attività dell'ente, noi affittiamo gli spazi, sono molto belli, devo dire, tutti lo hanno riconosciuto, e speriamo che anche questo processo si consolidi, perché è un ambito proprio di reciproca integrazione tra la città nelle sue varie realtà esistenti, è un ambito che fino a qualche anno fa era abbastanza estraneo alla città. Abbiamo ancora due minuti, promessi di toccare solo questo argomento, però non posso non chiedere se da un punto di vista più strettamente collegato a quella che è la missione dell'ITIS, se ci sono delle novità, se ci sono delle particolarità, eccetera. Stiamo lavorando per creare le condizioni per avere delle risorse per innovare avanti. Ho una novità che però presenterò per rispetto per la persona che ci supporta su questo più avanti. Stiamo lavorando molto bene nell'ambito dei progetti europei, con l'ambito dell'Interreg soprattutto, Slovenia, Italia, Croazia. Stiamo lavorando molto, ma molto bene con la Fondazione CRT su un progetto legato alla possibilità di creare dei percorsi di fundraising e crowdfunding assieme al Comune di Trieste, per cui stiamo proprio lavorando cercando di integrare, di creare alleanze forti, strutturate, trasparenti, legate proprio a dare benefici alla cittadinanza di Trieste, coinvolgendo tutte le anime della società. ITIS può essere vista come un esempio, no? Ci viene riconosciuto soprattutto fuori da Trieste e dalla regione, questo sicuramente. Noi pensiamo che i cittadini di Trieste siano il nostro vero terminale, che infatti ci ha permesso di avere la sempre totale e piena occupazione dei posti letto, che in questi periodi non è semplice. Siamo molto riconosciuti dai cittadini, speriamo che anche altri ambiti della nostra società ci riconoscano come tali, ma devo dire che siamo molto soddisfatti, perché è un percorso progressivo che sta andando avanti, e sta andando avanti in maniera logica e organica. Speriamo di poter continuare a lavorare. La mostra, quali sono gli orari visitabili? Ma negli orari praticamente tutto il giorno è visitabile. L'apertura della struttura, sì, assolutamente. I quadri sono bellissimi, poi di ampie dimensioni, e speriamo che tante persone siano invogliate a venirli a vedere. Sono sparsi dove? Nel corridoio centrale. Ah, proprio nel corridoio centrale, quello dove stanno i busti. Ci sono ancora, e poi vengono completati con questa bellissima prospettiva che porta al giardino neoclassica, dove sono alle pareti appesi i quadri di Luigi Carboni. Si vede che io sono distrattissimo, perché io i busti non me li ricordo l'ultima volta. Si abitua alle cose. Sì. Allora, siamo in chiusura di questa prima parte, poi dopo, come vi dicevo, ci sono delle repliche che riguardano anche il mondo degli anziani o comunque il mondo della scienza e della ricerca. Io ringrazio Fabio Bonetta, che è il direttore dell'ITIS. Mi raccomando, sempre quando ritorna saluti tutto il personale della residenza Stella Alpina. Io non manco mai di sottolineare che grazie al vostro lavoro mio papà ha potuto, gli ultimi anni li ha potuti trascorrere pur nella gravità della malattia, ma comunque in una struttura che, sottolineo anche questo perché ci tengo, che prendeva in uguale cura sia chi veniva visitato dai parenti, come riuscivamo a fare noi una o due volte al giorno, sia anche chi non veniva visitato da alcun parente. Questo devo dirlo perché è così. Grazie ancora, buon lavoro e buon proseguimento d'estate. A voi.